Avellino contesta l'ordinanza del governatore De Luca che vieta feste nei locali anche al chiuso durante questo periodo natalizio. Cittadini perplessi, ma sono soprattutto gli esercenti a storcere il naso. Ci siamo tutti vaccinati, prima dose, seconda dose, terza dose, facciamo controllare il Green Pass, veniamo controllati a nostra volta sui controlli del Green Pass. Quindi insomma quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi la vedo una cosa veramente assurda, questa ennesima baggianata di De Luca. Capisco le situazioni di tutti quanti gli esercenti, le difficoltà che ci sono state e che purtroppo continueranno a esserci, io cerco di mettermi nei loro panni. È un peccato perché aspettavamo tutti un grande enjoy questo momento del Natale, è un grandissimo peccato. Il virus non chiede il permesso a nessuno, basta una persona che arriva da un'altra città, da un altro paese europeo e siamo fregati. Ma in ogni caso sarà un Natale blindato in Irpinia con controlli serrati. La task force in prefettura, istituita in mattinata tra le forze dell'ordine, ha deciso di riservare massima attenzione agli aperitivi nei locali della Movida. Ci sarà particolare attenzione su Avellino, concentrata sui luoghi di aggregazione che sono via De Concilis, comunque via l'Italia, la zona dei Cappuccini, ma anche in altre realtà territoriali, da Ariano a Mercogliano ad Atripalda. Ovviamente non sono consentite feste, ma diciamo l'amministrazione comunale non aveva previsto già di fare nulla, sta solo valutando la possibilità di qualche incremento, di qualche tavolino in più laddove sia possibile.